Non è facile trovare un punto di partenza nel percorso storico e preistorico dell'umanità. Fino a dove e fino a quando dobbiamo tornare indietro? Fino agli Egizi, ai Sumeri, alle civiltà dell'Indo. Ancora più in là, fino ai primi agricoltori della Mezzaluna Fertile in Mesopotamia o addirittura fino agli artisti che hanno dipinto le grotte di Lascaux. Per noi che siamo cresciuti qui, che fin da bambini, già nei libri per l'infanzia, abbiamo imparato a conoscere gli eroi e le eroine dell'epica, Achille, Ettore, Ulisse, Elena, il punto di partenza, la radice, è proprio lì. Quindi il nostro viaggio nell'antichità comincia nel mondo dei poemi di Omero, l'Iliade e l'Odissea, e parte dalla rocca del più potente degli eroi, sulla cui porta, come un avvertimento, sono scolpiti due leoni di pietra. C'era una volta un re che disse alla regina: dopo 10 anni di guerra sono tornato a casa. Ma la regina non lo aspettava più, anzi lo odiava, non lo poteva più vedere. Inizia così la cronaca di una vendetta che risale a un tempo remotissimo, un tempo in cui le mura le costruiscono i ciclopi. Gli uomini parlano ancora con gli dèi. E il mito, l'invenzione dei poeti e le tracce di realtà storica si confondono in una maniera inestricabile. Il re è Agamennone, il capo della spedizione greca contro la città di Troia, l'eroe superbo che, grazie all'Iliade, è diventato l'immagine stessa del potere. La regina è Clitennestra, il prototipo della donna pericolosa, della Dark Lady. La scena del crimine è Micene, la rocca degli Atridi, la ricca d'oro, come la chiama Omero. Con le sue mura gigantesche, i suoi sepolcri, i suoi tesori nascosti. La cronaca inizia di notte e nel punto più alto della rocca di Micene una sentinella è ferma con gli occhi fissi all'orizzonte e si lamenta perché questo compito ingrato dura ormai da molto tempo. È sempre stato qui, con il caldo, con il freddo, non può addormentarsi, non può distrarsi, gli è perfino vietato cantare per restare sveglio. L'unica cosa che può fare è guardare il cielo e imparare a conoscere le stelle. Prego gli dèi che mi liberino da questa pena. Accucciato come un cane, ho studiato gli astri notturni che portano il gelo e il calore agli uomini. E ora sorveglio che la luce di una fiaccola, il bagliore di un fuoco, porti da Troia la notizia di una vittoria. Gli Achei, come vengono chiamati i greci nell'Iliade, hanno quindi preparato un sistema di segnalazione notturno. Fuochi che devono essere accesi uno dopo l'altro sulle montagne, sui promontori, sulle isole. Una striscia luminosa che parte dalle coste dell'Asia Minore e arriva fino qui, in Grecia, per annunciare che la guerra di Troia è finita. E quella notte, finalmente, dopo anni di guardia, la sentinella vede un bagliore lontano. Ecco, ti saluto, lampada notturna, che porti la luce del giorno. Molti cori saranno preparati per celebrare questo evento. I fuochi si sono accesi, la guerra di Troia è davvero finita. La sentinella scende verso gli appartamenti della regina per dare la bella notizia. Il re Agamennone sta per tornare. L'atmosfera dovrebbe essere gioiosa, ma subito si insinuano delle allusioni sinistre. La sentinella dice così: io sto zitto, ho un bue sulla lingua, ma questa stessa casa, se prendesse voce, parlerebbe molto chiaramente. A questo punto va fatta una precisazione. Il poeta Eschilo mette tutta la vicenda ad Argo, che è una città qui vicina, mentre le altre fonti ci dicono, a partire da Omero, che Agamennone è il re di Micene. La ragione di questa differenza è che tutta la regione si chiama Argolide e spesso Argo e Argolide diventano sinonimi. Un altro motivo è che ai tempi in cui Eschilo scrive, Micene è decaduta, non esiste quasi più, mentre Argo è una città ancora molto potente, quindi è una geografia riconoscibile per il suo pubblico. Ad ogni modo, noi stiamo con la tradizione più diffusa.
questa è la casa di Agamennone. Ma cosa avrebbe da dire la casa se potesse parlare? E perché la sentinella ha un bue sulla lingua? Quello che nel palazzo tutti sanno, ma che nessuno può dire apertamente, è che la regina Clitennestra ha un amante. Si chiama Egisto, vive con lui da anni. Quindi il ritorno a casa di suo marito dopo tanti anni di guerra per lei non è una bella notizia. Ma quello che la regina prova non è il disappunto per una situazione sentimentale che si complica. Clitennestra odia suo marito e le ragioni di quell'odio sono molto serie e profonde e affondano le radici nelle vicende della guerra di Troia. I principi achei si riuniscono a Sparta perché la più bella delle donne, Elena, figlia di Tindaro e Leda, sorella dei Dioscuri, Castore e Polluce e di Clitennestra, è in età da marito e bisogna decidere a chi andrà in sposa. Per evitare future discordie, i principi aderiscono ad un patto promosso da Ulisse. Chiunque sarà lo sposo scelto da Elena, tutti si impegnano con un solenne giuramento a difenderne il matrimonio. Elena sceglie Menelao, fratello di Agamennone. Durante un viaggio a Sparta, Paride, figlio di Priamo, re di Troia, seduce Elena. La rapisce e la porta con sé in Asia, nella città di suo padre, sulle rive dei Dardanelli. Il giuramento dei principi entra in vigore. Sotto la guida di Agamennone, gli Achei radunano le loro forze in Aulide, ma non riescono a partire a causa dei venti contrari scatenati da Artemide. La dea è offesa perché Agamennone ha ucciso una cerva a lei sacra. Per placarsi, pretende il sacrificio di Ifigenia, figlia di Agamennone. Dopo molti tentennamenti, il re di Micene sacrifica sua figlia. La flotta finalmente si muove e raggiunge Troia. Dopo 9 anni, tra epidemie e alterne fortune, la guerra per portare a casa Elena non è ancora finita. Achille, il più forte degli Achei, ha ucciso il principe troiano Ettore. Ma non è bastato. Dopo poco tempo viene ucciso anche lui. La strage diventa insostenibile da entrambe le parti. Il 10° anno Ulisse inventa uno stratagemma. I greci fanno finta di partire e lasciano sulla spiaggia un grande cavallo di legno, una falsa offerta agli dei. Nel ventre del cavallo è nascosto un pugno di armati. I troiani cascano nella trappola, trascinano il cavallo dentro le mura. Di notte i guerrieri escono dal cavallo e aprono le porte di Troia agli altri greci. La città viene data alle fiamme, i templi profanati, gli abitanti sterminati o ridotti in schiavitù. Menelao si riprende Elena e gli Achei possono tornare a casa. Dopo la vittoria sui troiani, la flotta di Agamennone torna nelle acque di casa. Le navi, spinte dai rematori, doppiano quel promontorio laggiù ed entrano in questa baia dove oggi c'è la città di Nauplia, dominata là in alto da una fortezza veneziana. Nauplia è l'approdo più comodo e vicino per Micene, che è pochi chilometri di distanza in quella direzione. Le navi si avvicinano lentamente alla costa e una piccola folla si raduna per accogliere il re che torna a casa dopo tanto tempo. Il clima dovrebbe essere festoso e forse lo è anche, ma solo in apparenza, perché lo sbarco di Agamennone è oppresso da presagi molto cupi. La caduta di Troia si è svolta con una ferocia così brutale da lasciare storditi perfino i vincitori. Il vecchio re Priamo è stato ammazzato sull'altare di Zeus. Sua figlia Cassandra stuprata sull'altare di Atena. E tra stupri e assassini c'è un episodio che più di tutti è rimasto impresso fino a diventare il simbolo della cecità di ogni guerra. Il piccolo Astianate, figlio di Ettore, è stato scaraventato giù dalle mura sotto gli occhi di sua madre Andromache. C'è quindi un senso di angoscia che incombe sull'esercito vittorioso. Ma la colpa più grave che Agamennone porta sulle spalle è il sacrificio di sua figlia Ifigenia, imbavagliata prima di essere uccisa perché la sua voce non possa impietosire gli assassini. Il padre ordinò ai ministri di sollevarla come una capra, in alto, sull'ara, di tappare con un bavaglio la bella bocca e trattenere la voce. E lei, cadute a terra le vesti,
ciascuno dei sacrificatori colpiva con gli occhi chiedendo pietà, bella come un dipinto. Una versione meno cruenta del mito sostiene che la dea Artemide impietosita sostituisce all'ultimo momento Ifigenia con una cerbiatta e porta la ragazzina al sicuro. Agamennone la pose sull'altare e stava già per sgozzarla quando Artemide la rapì, la portò in Tauride e ne fece la sacerdotessa del suo culto. Al posto di Ifigenia, Artemide pose sull'altare una cerva e c'è chi dice che rese immortale la fanciulla. Questo finale consolatorio non basta però alla regina Clitennestra. Lei sa solo che Ifigenia le è stata strappata ed è stata ammazzata. Da più di 10 anni cova un odio implacabile per Agamennone, marito, padre e assassino. Clitennestra è tormentata dalla necessità di vendicarsi, ma per il momento deve dissimulare. Il re sbarca su queste coste, la regina mette in scena lo spettacolo della moglie felice. Questo riferisce al mio sposo, che arrivi al più presto. Tutta la città lo desidera e tornando trovi la moglie fedele come lui l'aveva lasciata, custode della casa, devota. Il corteo del re ha lasciato il mare, ha attraversato le campagne e finalmente arriva in vista della rocca di Micene, incastrata laggiù, in fondo alla valle con le sue mura poderose fatte di grandi blocchi di pietra. Con Agamennone c'è Cassandra, principessa troiana, bottino di guerra del re di Micene. Cassandra ha resistito alle seduzioni del dio Apollo che l'ha punita. Le ha dato il dono della preveggenza, lei può vedere il futuro, ma nessuno ha mai creduto, né crederà mai, alle sue profezie. Cassandra ha previsto che suo fratello Paride sarebbe stato la rovina della sua città e della sua famiglia, non è stata ascoltata. Ha cercato di impedire l'arrivo di Elena a Troia. Ha anche avvisato i troiani delle insidie nascoste nel cavallo di legno. Questa sua capacità di prevedere le sventure ma di non riuscire ad impedirle l'ha portata ai limiti della follia. Entrando a Micene ha un'altra visione. Apollo, dio delle strade, mio distruttore, dove mi hai portato? In quale casa? Una casa odiosa agli dei, testimone di stragi tra parenti dello stesso sangue. Di quali stragi tra parenti sta parlando Cassandra? Prima di arrivare all'incontro tra il re e la regina dobbiamo capirlo, perché è da quella serie di crimini che emerge la figura dell'altro protagonista, Egisto, l'amante di Clitennestra. Prima di arrivare a Micene, incuneato nella collina, c'è questo grande sepolcro di pietra che la tradizione attribuisce ad Atreo, il padre di Agamennone e Menelao. È da lui che parte la catena di crimini a cui allude la profetessa Cassandra, una saga familiare che tra tradimenti, episodi di cannibalismo e morti ammazzati di tutte le età fa veramente impallidire le serie televisive più estreme. Atreo, come abbiamo detto, è il padre di Agamennone e Menelao. È un fratello che si chiama Tieste. Tra i due fratelli scoppia una contesa feroce per il trono di Micene. Il potere passa dall'uno all'altro più volte e durante uno di questi cambi di mano Atreo fa uccidere i figli di Tieste. Anzi, visto che in questo caso il mito non ci risparmia dettagli horror, con un tranello lo invita a cena e glieli serve in tavola. Tieste si vendica, fa uccidere Atreo e si riprende Micene. Tutta questa catena di delitti e ritorsioni sembra finalmente interrompersi quando Agamennone caccia lo zio e riconquista Micene. Ma non è così, perché Tieste ha un figlio che è sopravvissuto alla faida, e lui, Egisto, che ha approfittato degli anni in cui Agamennone è stato lontano per sedurre la regina e coltivare assieme a lei progetti di vendetta. Insomma, mentre il re si avvicina al suo palazzo, sua moglie e suo cugino, che sono amanti, lo aspettano per fargli la pelle, ma lui non se ne accorge.
Seguendo il corteo di Agamennone siamo arrivati a Micene. Questa è la Porta dei Leoni, l'ingresso monumentale alla città. Secondo alcune ricostruzioni archeologiche, i leoni avevano delle teste d'oro che sono sparite. Da sempre ci si interroga sul significato araldico dei due leoni rampanti sulla colonna centrale. Una risposta non c'è, ma Micene è la rocca di una dinastia che vede al centro delle sue vicende sempre due fratelli, Atreo e Tieste, Agamennone e Menelao. Allora la tentazione di attribuire quei leoni agli eroi del mito è irresistibile, uno per Agamennone, l'altro per Menelao. Riprendendo il filo della cronaca, Agamennone arriva qui, entra in città passando sotto la Porta dei Leoni, in piedi, sul carro da guerra, e viene accolto dai sudditi con molte cerimonie e qualche apprensione. Mio re, distruttore di Troia, figlio di Atreo, come ti saluterò? Come posso renderti onore senza esagerare? In risposta al rappresentante della città, finalmente parla il re, che per prima cosa ringrazia gli dèi. Prima di tutto saluterò gli dèi di questa terra, che dopo avermi portato lontano mi hanno fatto ritornare, e la vittoria, che mi ha accompagnato. Poi Agamennone prosegue e sale verso il palazzo, si lascia alle spalle i sepolcri antichissimi degli antenati, riuniti in un cerchio di pietra qui alla mia sinistra. La regina gli viene incontro con grandi e plateali dimostrazioni d'amore. Cittadini, non mi vergognerò di esprimere davanti a tutti voi l'amore per il mio sposo. Stendete i tappeti rossi, coprite tutta la strada di porpora. Ad Agamennone il tappeto rosso sembra eccessivo, un onore più adatto a un dio che a un uomo, ma scende lo stesso dal carro e si presenta davanti alle porte del suo palazzo. Siamo arrivati nel cuore del palazzo di Micene, dove c'era il Megaron, la grande sala di rappresentanza. Agamennone arriva qui e tutto succede molto in fretta. Clitennestra ha fatto preparare un banchetto. Agamennone e i suoi compagni si riuniscono attorno al focolare nel mezzo della sala. Dopo il lungo viaggio, dopo il sollievo per il ritorno a casa, tutti si lasciano andare, mangiano, bevono. Le difese si abbassano ed è quello il momento in cui entra in azione Egisto, il cugino del re, l'amante della regina. Nell'Odissea, durante il suo lungo viaggio di ritorno verso Itaca, Ulisse scende nel regno dei morti ed incontra l'ombra di Agamennone, che gli racconta come sono andate le cose, cosa è successo qui, in questa sala. Mi ha ucciso Egisto e la mia sposa Funesta, chiamandomi in casa per il banchetto, e intorno gli altri compagni erano scannati. Giacevamo per la sala attorno alle tavole piene e il pavimento fumava di sangue. Agamennone va avanti e racconta di come, morendo, abbia sentito l'urlo della profetessa Cassandra, uccisa a pugnalate da sua moglie, che poi se ne va soddisfatta. L'ipocrita se ne andò. Non ebbe cuore, mentre scendevo nel regno delle ombre, di chiudermi con le sue mani gli occhi e la bocca. Il resoconto del re si chiude con l'amarezza per un ritorno che lui pensava gioioso e invece si è rivelato fatale, e con un'invettiva contro sua moglie e attraverso di lei contro tutte le donne. Io credevo che sarei tornato per la gioia dei figli. Quel perfido mostro coprì se stessa d'infamia e in futuro tutte le donne, se mai ce ne fosse di buone. Questa è la versione dell'Odissea. I due amanti diabolici agiscono insieme. E durante la festa per il ritorno a casa di Agamennone, lui uccide il re e trova il modo di far fuori anche tutti i suoi compagni. Lei si toglie la soddisfazione personale di ammazzare con le sue mani la profetessa Cassandra. Ma c'è anche un'altra versione in cui la protagonista, unica e assoluta, è la regina. La gente di Micene sente un urlo che viene dalle stanze interne del palazzo. È il re Agamennone che grida mentre viene colpito una volta e poi ancora e ancora. I cittadini si radunano qui sotto, nelle strade, intuiscono quello che è successo ma non sanno bene cosa fare. L'incertezza però dura poco, perché dalla porta esce la regina Clitennestra e annuncia di aver ucciso suo marito, mentre è nella vasca da bagno colpendolo con un'ascia 3 volte. Il quadro ottocentesco del pittore inglese John Collier fissa questo momento.
Si vede Clitennestra che scosta una tenda, esce sulla soglia, ha in mano un'ascia che gocciola sangue sul pavimento. Il suo vestito è macchiato di rosso, gli occhi sono spiritati, l'espressione trionfante. È fiera di quello che ha fatto, vuole dirlo a tutti, vuole vantarsi della sua vendetta. Io mi vanto. E se fosse permesso festeggiare su un morto, questo sarebbe il momento giusto. Anzi, più che giusto. Per tutti i crimini di cui il palazzo è pieno per colpa di quest'uomo. La città decreti pure il mio esilio e l'odio dei cittadini e le maledizioni del popolo. E invece non ci sia nessuna accusa contro di lui, che senza dargli peso, come per la morte di una pecora tirata fuori da un gregge numeroso, sacrificò la propria figlia, carissima doglia di parto per me. Tutta la vicenda si chiude quando Oreste, che è figlio di Agamennone e Clitennestra, uccide sua madre per vendicare suo padre. Il principe viene inseguito dalle furie, le divinità che puniscono i colpevoli di crimini tra consanguinei, impazzisce, va a finire ad Atene, dove viene processato e alla fine assolto. La saga degli Atridi si chiude così. Nel secondo secolo d.C., un viaggiatore antico che si chiama Pausania ed è autore di una sorta di guida turistica della Grecia, viene a Micene e ci dà delle informazioni preziose su dove trovare le tombe dei protagonisti di questa storia. È lui a dirci che Egisto e Clitennestra sono sepolti qui, appena fuori dalle mura. Clitennestra ed Egisto vennero seppelliti a una certa distanza dalle mura. Furono considerati indegni di avere un posto all'interno, dove invece riposano Agamennone e quelli assassinati con lui. Passano quasi 2000 anni e verso la fine dell'Ottocento un mercante tedesco, Heinrich Schliemann, che ha fatto fortuna in Russia e ha da poco scoperto Troia, viene da queste parti, si mette a scavare qui e trova tesori immensi, maschere dorate di re, tra cui una bellissima che per lui diventa subito la maschera di Agamennone. La civiltà greca dell'età del bronzo comincia ad emergere. Attorno al 1700 a.C., nell'età del bronzo, inizia a fiorire in Grecia la civiltà micenea, che prende il nome da Micene, il suo centro più rilevante. Nel corso dei secoli i micenei si espandono e diventano i dominatori del mare Egeo. Oltre a Micene, altri centri importanti sono Tebe e Orcomeno in Beozia, Atene in Attica, Pilo in Messenia, Tirinto e Argo in Argolide e Iolco in Tessaglia. I micenei organizzano il loro territorio attorno ad una rocca fortificata dove risiede il re e da cui dipendono i borghi minori. I vari stati sono indipendenti, ma la cultura micenea è molto omogenea. Mura costruite con giganteschi blocchi di pietra, tombe circolari a cupola, raffinatissima produzione di oggetti in metallo prezioso e avorio, palazzi con le pareti dipinte, una grande sala di rappresentanza, il Megaron, e un tipo di scrittura comune a tutti, chiamata Lineare B, che corrisponde ad una lingua greca arcaica. Tra il XV e il XIII secolo a.C., i micenei conoscono la loro massima espansione. Poi, attorno al 1200, inizia un declino rapido. I palazzi e le rocche vengono abbandonati. Forse per invasioni e movimenti migratori dall'esterno, forse per lotte interne, secondo alcuni per catastrofi naturali. Caduta demografica, scomparsa della scrittura, fine della produzione artistica, frazionamento dei territori, segnano il tramonto dei micenei. Questa è Tirinto, a pochi chilometri da Micene, secondo l'epica di Omero, il signore di questa rocca è Diomede, protagonista della guerra di Troia e compagno di Ulisse in tante avventure. Anche lui quando torna a casa trova una congiura messa in piedi dalla moglie, ma è più accorto del re di Micene, evita le insidie e se ne va verso l'Italia. Ora, lasciando perdere le leggende, con il ritrovamento di Troia e con il moltiplicarsi delle scoperte sui micenei, è incominciata a circolare la domanda delle domande. I poemi omerici raccontano fatti realmente accaduti. E
spingendo ancora di più sull'acceleratore, Achille, Agamennone, Ulisse, Elena e tutti gli altri sono realmente esistiti. I punti di contatto tra Omero e il mondo miceneo sono molti e certe suggestioni sono inevitabili. Per esempio, Micene è definita la ricca d'oro. E se uno va al Museo Archeologico Nazionale d'Atene resta stupefatto davanti alla quantità degli ori di Micene. O ancora Pilo, la casa di Nestore, è chiamata la Sabbiosa. E se si va a Pilo si vedono le sue lunghissime spiagge. E poi c'è Tirinto, questa rocca che Omero chiama dalle forti mura. Eccole qua. Ci sono poi le cose che Omero canta ma che ai suoi tempi non esistono più. Per esempio il combattimento sui carri che ai tempi di Omero nell'VIII secolo non c'è più, nessuno lo usa. Invece lo usano gli eroi dell'Iliade ed è testimoniato nel mondo miceneo, per esempio da un rilievo trovato proprio qui a Micene. Oltre alle tecniche di combattimento ci sono gli oggetti che Omero descrive minuziosamente ma che ai suoi tempi nessuno può più trovare. L'esempio più famoso è l'elmo che il principe cretese Merione dona a Odisseo. Mise sulla testa di Ulisse un elmo, dentro di pelle, intrecciato con stringhe di cuoio, rivestito fuori con denti di cinghiale, candida zanna. Quello strano elmo fatto con i denti di cinghiale non esiste più nell'VIII a.C., non lo usa più nessuno. Invece ne sono stati trovati molti negli scavi micenei. E lo stesso discorso vale per lo scudo di Aiace, descritto da Omero, alto, con due lobi, fatto di pelle di bue e di legno. Anche in questo caso è stato ritrovato, dipinto, sui muri dei palazzi. Oltre alla geografia, alle tecniche di combattimento e agli oggetti, ci sono anche le parole perdute che non vengono più utilizzate nella lingua parlata, ma che riemergono dai versi dei poemi omerici. Per esempio Anax, che vuol dire re, signore, una parola ritrovata spesso nei documenti dei palazzi micenei. Un ultimo dato. I greci antichi credono nell'esistenza dei loro antenati mitici e collocano la guerra di Troia attorno al 1200 a.C. Poi, dopo il ritorno degli eroi dalla guerra, almeno di quei pochi che ci riescono, il mito tramanda la fine delle grandi dinastie, che sfumano nell'oscurità nell'arco di una o due generazioni. Più o meno è lo stesso periodo in cui questi palazzi vengono abbandonati. Sono tutti elementi che ci fanno pensare alla resistenza nella memoria di un mondo perduto, filtrato attraverso secoli di poeti e di cantastorie orali. Un mondo che si indebolisce, si disintegra, minacciato da nemici esterni, dilaniato da faide interne come quella di Agamennone e Clitennestra o da congiure di palazzo come quella che costringe Diomede ad abbandonare questa rocca e a cercare una nuova vita verso Occidente. Per concludere, sono veramente esistiti gli eroi e le eroine del mito? Ovviamente nessuno sano di mente può dire di sì con certezza. E se anche qualcuno di quei personaggi avesse avuto un aggancio con la realtà, il tempo e l'invenzione dei poeti, ne avranno trasformato la figura. Ma se un mercante tedesco visionario non avesse deciso di andare in giro per il Mediterraneo a scavare Omero alla mano, forse non avremmo mai conosciuto tesori come quello di Troia o quello di Micene.